Per l'umanità inizia una nuova era. Sette diritti capitali è la nuova frontiera. Beh, è proprio il caso di dire oggi il grande problema non è quello di non avere informazione. Al contrario, abbiamo un eccesso di informazione. Il problema è riuscire a distinguere le notizie vere dalle notizie false e spesso questo non è facile. Infatti, una parola che è diventata di uso corrente sono le fake news, cioè notizie inventate o create proposte per motivi strumentali. Allora, come reagire? Bene, alcuni stanno tentando di inserire delle forme di controllo su queste notizie. Si parla addirittura di nuove reti internet che forse verrebbero gestiti dai governi e io vedo questa cosa con grande perplessità. La questione a questo punto è riuscire a contrastare una circolazione eccessiva di notizie false e tendenziose, come si dice. In che modo? Bene, per me l'unico modo è quello di elevare culturalmente la popolazione in modo che ognuno di noi da solo, da soli riesca a verificare o comunque abbia una sensazione, un intuito giusto su quello che sono le notizie corrette. L'articolo 21 della Costituzione garantisce il cittadino sulla libertà di espressione, con qualsiasi mezzo di tecnologico, carta stampata, radiotelevisione e internet. Si dà il caso però che le maggiori testate, le più importanti testate giornalistiche, siano nelle mani della grande industria e della grande finanza. E questo è un guaio. La RAI è nelle mani del governo di turno e dei partiti che lo sostengono. A questo punto dobbiamo chiederci che cosa rimane al cittadino. Al cittadino rimane internet, la libertà di informare, di essere informato attraverso la rete, ma anche sulla rete ci sono degli orientamenti per regolamentarla. Speriamo che questa regolamentazione non avvenga mai, perché internet, come sapete, fa parte della libertà del mondo, non solo italiano, e comunque è dimostrato che in Italia, credo nella parte nei maggiori paesi europei e del mondo, affermare che la libertà di stampa e di informazione sia di tutti è una non verità. La verità è dunque che è riservata a pochissimi che possono, cioè a coloro che possono e che investire nella costruzione delle grandi reti della carta stampata e della radiotelevisione. Siamo in tempo di cambiamenti e sul cambiamento bisognerà pensare a un possibile scenario politico alternativo a quello che finora abbiamo avuto. In questo caso,
penso che il governo dovrà pensare subito a una riforma radicale della legge sulla stampa e della Gasparri per quanto riguarda la radiotelevisione, per restituire al cittadino a 360 gradi il diritto ad informare ed essere informato, come dice la Costituzione. Sembra eccessiva, perché dare un peso di 15 persone ad una piccola televisione, a una piccola radio, significa caricarla di spese enormi che non vengono ovviamente coperte con il rapporto col territorio, mentre l'importanza delle televisioni locali, delle radio locali, è enorme, perché allineano nel territorio, parlano dei problemi locali, c'è un rapporto di fidelizzazione del pubblico con le radio locali, le televisioni locali, molto forti. Ovviamente 5 giornalisti professionisti, 10 altri tecnici, non ci si fa, è come dichiarare la morte, mi dispiace. L'Agcom purtroppo non sta svolgendo il suo compito con cui era nata nel 97, doveva tutelare il pluralismo, tutelare le emittenti locali, difendere dagli abusi di chi deteneva posizioni dominanti, e invece purtroppo da troppo tempo ormai è diventata un luogo di scorreria del sistema politico. Il sistema politico ha deciso chi nominare, i nominati hanno svolto il compito come scolaretti di scuola, e fino ad oggi non abbiamo un nuovo modo di vedere le funzioni di difesa dell'Agcom. Agcom significa autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cioè garantire a tutti i cittadini che il sistema delle comunicazioni sia pluralista, sia difeso dai monopoli, sia al servizio dei cittadini. Noi rischiamo di avere una società altamente tecnologizzata, altamente, diciamo così, professionalizzata da un punto delle nuove tecnologie, ma con nuovi poveri, che saranno i lavoratori che vengono esclusi e quindi, diciamo, espulsi dal mondo del lavoro proprio in virtù di queste nuove tecnologie che sostituiranno il lavoro e quindi anche l'ingegno umano. Se noi volessimo, diciamo, andare verso questa direzione, dobbiamo contemperare le esigenze sicuramente delle nuove tecnologie, e che sicuramente possono essere anche di grande ausilio, non solo per il lavoro, per la sanità, anche per la società, ma non possiamo dimenticare che l'elemento umano, se viene messo in secondo piano e non è sullo stesso piano delle nuove tecnologie, rischieremo di avere milioni e milioni di disoccupati. Quindi poi chi comprerà queste nuove tecnologie? Tutta questa tecnologia può avere degli effetti devastanti anche per l'informazione, cioè per la comunicazione e per il giornalismo, perché se un portale di grande standard come Google o comunque i grandi over the top accentrano l'informazione su quella piattaforma, quell'informazione può essere troppo omologata o addirittura troppo acquiescente, e quindi non corrispondente all'esigenza del cittadino, all'esigenza, diciamo, del lavoratore, di colui il quale sta sul territorio. Quindi la grande tecnologia, che poi porta ovviamente, diciamo, a far sì che il giornalismo sia un giornalismo anch'esso, diciamo, connaturato alla tecnologia, toglie dalle regioni quei giornalisti che sono a contatto con l'informazione reale del territorio e con i cittadini. Quindi in realtà si vulnera anche l'articolo 21 della Costituzione, cioè laddove il cittadino ha diritto a un'informazione corretta, puntuale, veritiera e non acquiescente al potere. Quindi questa grande tecnologia, se non è ben gestita, rischia anche di far finire, come è successo con le teorie orwelliane, di ridurre il cittadino a una sorta, diciamo, di automa che è informato solo secondo quel trend, solo secondo, diciamo così, quel pensiero dominante. Quindi stiamo attenzione alle tecnologie, soprattutto le radio e le televisioni private in questo hanno un grande ruolo, quelle sono sul territorio, quelle realtà editoriali sono sul territorio e bisogna tutelarle. Non credo che il problema della mancata o della corretta informazione sia soltanto italiano, ma sia internazionale. Diciamocelo francamente, tutti i governi sono impegnati a influenzare stampa, scritta, televisione e qualche volta anche web per rendere più forte il proprio potere. Forse per l'Italia il problema è un altro, cioè non ci sono editori puri. Che vuol dire? Vuol dire che giornali e televisioni sono spesso in mano a proprietari che sono costruttori, imprenditori, e che quindi condizionano spesso la informazione ai loro interessi personali e imprenditoriali.
Un caso tipico è quello della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. La sindaca Raggi si è espressa contraria a queste Olimpiadi, ritenendole troppo costose. Viceversa, alcuni giornali romani hanno sostenuto nettamente questa candidatura, destando qualche sospetto. Come mai? Perché i loro proprietari sono anche costruttori e quindi si presume che siano molto interessati alla realizzazione delle opere olimpiche. Comunque il vero problema non è tanto quello che si dice o che si scrive, che può essere sempre confutabile, ma soprattutto quello che non si dice o che viene nascosto di proposito. E su questo terreno vi assicuro che di peccati mortali ce ne sono tanti. Il decreto ammazza Radio TV, vanifica 42 anni di libertà di espressione dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1976, vanifica l'impegno nel sociale delle mitiche radio libere alle quali su mia iniziativa e col supporto prezioso dell'AREA sono state intitolate piazze, piazzette ed aree verdi. Ma getta le ortiche ancor più la lotta contro la mafia di Peppino Impastato attraverso i microfoni della sua radio out. Lotta alla mafia che gli costò la vita nel 1978. Dunque, questo decreto ammazza radio TV locali va assolutamente modificato. Internazionale è nato nel 93, ci siamo ispirati a un giornale francese che pubblichiamo articoli usciti sulla stampa straniera tradotti in italiano. L'obiettivo era quello di provare a colmare quello che ci sembrava essere un vuoto nel sistema dell'informazione italiano, in particolare per quello che riguarda gli esteri e la copertura delle notizie dal resto del mondo. Un vuoto che c'era, che in parte c'è, e che ha ragioni varie, probabilmente anche collegate alla storia di questo paese, nel senso che se poi dalla Francia togliamo l'interesse per le ex colonie, dalla Spagna per tutto il mondo latinoamericano, eccetera, eccetera, quello che resta sul sistema dell'informazione in qualche modo è paragonabile, insomma, no? Quindi è un vuoto in parte informativo, probabilmente collegato a ragioni storiche, economiche, culturali, diciamo, per cui c'è una maggiore attenzione, apparentemente una maggiore attenzione in Italia su quello che succede qui che non quello che succede nel resto del mondo. Però insomma l'Internazionale è nato un po' con questo obiettivo. Il tema della raccolta pubblicitaria è un tema fondamentale, della distribuzione della grande torta pubblicitaria, che riguarda tutto il sistema dell'informazione, non solo in Italia. Il tema fondamentale perché sempre di più si va delineando una sorta di quasi che monopolio, duopolio in realtà, comunque monopolio di due grandi aziende tecnologiche statunitensi che sono Google da una parte e Facebook dall'altra, che raccolgono più o meno l'80%, forse qualcosa di più, della torta pubblicitaria mondiale. Quindi quello che resta è abbastanza poco, se distribuito su tutti i territori nazionali, tutti i mercati, diciamo. E la questione è sempre più fondamentale perché dalla raccolta pubblicitaria, dalla pubblicità dipende la sopravvivenza di siti e ormai anche di mezzi di informazione che non sono soltanto puramente digitali e che dipendono dalla loro presenza online sempre di più e che si trovano ad affrontare una crisi difficile e complicata da gestire. Quindi da una parte è relativamente semplice, dall'altra è complicato proprio perché sono questioni colossali e che andrebbero affrontate a livello l'Unione Europea un po' ci sta provando a contrastare questo strapotere delle grandi aziende tecnologiche, ma non riesce probabilmente fino in fondo o in maniera efficace o con strumenti adeguati a fare una battaglia che è una battaglia politica e di come dire, norme, e poi andrebbe fatto naturalmente negli Stati Uniti, insomma, con delle leggi che regolino diversamente quello che nei fatti si va delineando con una sostanziale forma monopolistica. Per quello che riguarda l'Italia c'è sempre stata chiaramente una sproporzione nella distribuzione della pubblicità a favore della televisione innanzitutto,
anche a detrimento non solo degli altri, delle altre televisioni, della televisione e di alcune reti televisive in particolare, e cioè Mediaset, le reti Mediaset e le reti della RAI, per ragioni fondamentalmente politiche, insomma. E questo a detrimento sia delle altre reti televisive o network televisivi e sia degli altri mezzi di informazione in generale. Insomma, noi in questo paese non abbiamo avuto e non abbiamo tuttora una serie politica di incentivi alla nascita o al sostegno di informazione digitale, per esempio, no? Di giornali digitali, giornali solo online, come in parte c'è in altri paesi anche europei. E questo naturalmente è un peccato e comunque limita lo sviluppo in un settore comunque fondamentale, insomma, no? Ancora oggi la torta della, per esempio, dei contributi alla stampa si limita ai contributi alla stampa, alla carta stampata, e misura in termini di copie stampate, anche in termini di copie stampate, il sostegno dello Stato a queste cristalle, mentre invece probabilmente bisognerebbe immaginare intanto adeguarsi all'evoluzione dei tempi, certamente, diciamo, no? Perché oggi non si può prescindere dall'informazione digitale. Questo non riguarda solo la stampa, ma riguarda non solo il giornale di carta, diciamo, ma riguarda anche chiaramente radio e televisione. Ci sono molte radio che hanno una presenza forte o significativa o, come dire, soprattutto digitale, insomma. C'è un problema di distribuzione diversa di quella che è una torta, che tra l'altro si va complessivamente anche in Italia riducendo. Ho saputo che stanno chiudendo diverse stazioni radio e televisive, che io ritengo essere molto importanti per la diffusione di artisti di qualsiasi genere, anche perché nelle località ci sono tante realtà, nelle piccole località ci sono tante realtà che se non vengono diffuse attraverso queste radio e queste televisioni nessuno conosce. Per cui mi auguro che si torni indietro da questa decisione che il governo sta prendendo. Sì, purtroppo il gigantismo, diciamo, no? Quello per cui abbiamo lottato per la democrazia, per la libertà di parola, di opinione, di espressione, eccetera, eccetera, viene tutto rimesso in discussione. La chiusura delle radio, delle televisioni locali, tra l'altro c'è una, anche qua in Toscana non ha avuto pietà neanche di antenne che storiche, di marchi storici della televisione libera toscana e della radio libera toscana, della libertà di informazione. Questo si estende anche al commercio, ai piccoli commerci, si estende alla piccola industria, si estende alla cultura, di cui anche le televisioni e le radio fanno parte, ma io sto pensando principalmente al teatro indipendente, come un commerciante indipendente, come una radio, una TV indipendente, ai mille cavilli con i quali si esercita probabilmente un potere che non si può esercitare con l'autoritarismo. È solamente più sottile, più vile. Salve, io rappresento i drammaturghi, gli autori teatrali italiani che fanno capo al Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea, di cui sono presidente. Fare teatro significa sempre levare una voce dissonante o comunque una voce che cerca di parlare del proprio tempo, rappresentandolo ma anche approfondendolo, ponendo dei problemi. Perché vi parlo di questo? Perché è veramente assurdo pensare di spegnere delle voci, ecco, spegnere le radio libere, restringere il campo in maniera così forte, così drastica alla possibilità di vita delle radio libere. Io credo che sia veramente un vulnus per la cultura, un vulnus per la democrazia. E poi non posso non pensare a Peppino Impastato, non posso non pensare a Mauro Lo Stagno, per esempio. Loro lavoravano nelle radio libere, la loro voce, che noi ricordiamo, che noi onoriamo, veniva da lì, veniva dalle radio libere. È importante non chiudere, è importante farle vivere.
per esempio, sentite che adesso l'AREA sta raccogliendo e selezionando a sé i documenti video della storia sudamericana. Ecco, io credo che potremmo fare una joint venture, un accordo tra editoria e immagini per dare veramente una risposta a tutte quelle domande che spesso affiorano sull'America Latina e che rimangono per adesso senza risposta. Siamo a Pesco Costanzo, ho saputo che c'è stata una legge che ha disciplinato i contributi a quelle che sono le radio e le televisioni private. E ha disciplinato questi contributi in base ad un criterio che sarebbe quello dell'Auditel, ma non si capisce nemmeno precisamente come abbiano ottenuti questi dati, per dare diciamo quella fetta di denaro pubblico che dovrebbe andare all'informazione libera. E questo senza fare alcuna analisi dei vari televisioni, radio che si occupano di questa materia, senza fare nessunissima analisi di quelle che sono le radio e le televisioni che operano nei vari territori dell'Italia, che è la ricchezza dell'Italia, proprio la diversità dei suoi territori. Questo vieppiù in zone come quella di Pesco Costanzo, dove è una zona montana, dove è difficile per qualsiasi radio o televisione riuscire a fare numeri e numeri di un certo livello, ma non una televisione o una radio di una buona, ottima qualità. Devo dire poi, come assessore alla cultura, che mi sento un po' preoccupato, in generale come italiano tutte le volte che si parla di grande riforma, perché grande riforme l'impressione è che vengano fatte in maniera sempre molto affrettata, e anche in questo caso, per quello che riguarda le piccole emittenti televisive e radiofoniche, devo dire che le prospettive legislative che sono arrivate sono di grave pregiudizio per piccole televisioni che nel caso nostro, per esempio, sono di grandissimo supporto, perché le nostre iniziative, spesso anche di altissimo livello, difficilmente riusciamo a coinvolgere le grandi emittenti, Mediaset, Rai, eccetera, ma le piccole televisioni sono spesso molto sensibili, dimostrano un attaccamento anche al luogo, agli eventi, e quindi è una cosa che dispiacerebbe molto che la chiusura o possibile soppressione di questi emittenti possa pregiudicare anche una giusta diffusione delle iniziative anche culturali. Quindi attenzione, cerchiamo di ragionare prima di fare le riforme, cerchiamo di sostenere le piccole televisioni e le piccole radio, perché non necessariamente lo spreco è in questi ambiti, lo spreco spesso è in posti che nemmeno ci possiamo immaginare, ma non certamente noi. Parlare della libertà di stampa, io vi consiglio di conoscere cosa succede in Venezuela. In Venezuela c'è controllo sui media e un esempio di quello che succede sono io in prima persona. Sono venezuelana, devo vivere in un altro paese perché nel mio paese non posso lavorare liberamente, e in più sono corrispondente per un giornale, una catena televisiva messicana, perché non posso lavorare per il Venezuela. E vi devo raccontare anche che un altro modo di controllare la stampa è controllando chi ha la carta per poter stampare. La carta di stampa non viene prodotta in Venezuela, è importata, e l'unico che può autorizzare l'importazione è il governo, perché c'è un controllo di cambio di valuta per poter acquistare la carta. Ovviamente ha la carta chi è pro governo, questo è un modo di controllare cosa viene scritta sui giornali. Dite la verità, ma quanto non è bello poter oggi collegarsi con amici e parenti sparsi per tutto il mondo.
poter ascoltare, seguire documentari, servizi, informazioni da tutto il pianeta Terra. Insomma, una cosa straordinaria, inimmaginabile fino a 10-20 anni fa. Internet, insomma, è nata e ha rivoluzionato tutto il mondo dell'informazione. Però ricordatevi che non è oro tutto quello che luccica. E infatti in internet vedete porcherie, leggete parolacce, diffamazioni, fake news, cioè le false notizie. E così non va bene, tant'è che si sta pensando di regolamentare, se non controllare, tutto quello che viene scritto in internet. A mio parere però, ogni forma di censura mi fa un po' pensare, mi preoccupa. Vediamo che cosa ne pensa la gente. Ma signora, scusi, visto che... Scusi, posso fare una domanda? Ma certo, mi dica tutto. Mi dica una cosa, lei che cosa vede di positivo e di negativo nell'utilizzo di internet? Dunque, di positivo è il fatto che si possa contattare persone continuamente e avere un sacco di notizie, di informazioni. Il lato negativo è se una persona non lo usa con criterio, perché chiaramente se passa tutta la giornata davanti al computer è estremamente negativo, perché uno si rimbecillisce, non riesce a ragionare e aspetta sempre l'informazione da internet senza ragionare con un po' di testa. Ma io credo che come aspetti positivi ci sia la possibilità con un click di avere notizie che magari prima dovevamo fare lunghe ricerche, consultare libri, enciclopedie, quindi anche per i ragazzi, i giovani, velocemente hanno tutte le risposte che vogliono. Ma di positivo sicuramente porta la conoscenza un po' a casa di tutti con facilità, però mette anche tanta confusione perché non tutti i contenuti sono veritieri. Beh, di positivo è che ad esempio io per quanto riguarda gli ordini sarei propensa ad utilizzare internet perché ci arriva già tutto a casa, abbiamo la possibilità di rispedire indietro, poi internet stesso è una fonte anche di informazione, si scoprono tutte le novità che ci sono. Grandissima invenzione, secolare, però pericolosissima per chi lo sa della volta la mano. Si dovrebbe avere un po' di più i valori di una volta, quindi usare meno la tecnologia e di più l'approccio sociale e la vita sociale rispetto a stare dietro ad uno schermo, quello sì. La libertà di informazione costituisce non solo una garanzia delle libertà individuali dei soggetti, degli individui, ma anche delle libertà economiche. E esempio tipico sono i mercati finanziari, dove ogni giorno il prezzo dei titoli si forma dall'incontro della domanda e dell'offerta. Domanda e offerta costituito da un flusso informativo, e da questo probabilmente influenzato, di comunicazioni, che sono comunicazioni che vengono dalle stesse società quotate, con riferimento per esempio ai dati di bilancio, oppure alle variazioni nell'assetto proprietario, ovvero nelle operazioni sociali più importanti, ma anche dagli operatori che si muovono intorno a questo mercato. Ebbene, ogni informazione ha un proprio peso e contribuisce a determinare il prezzo del titolo. Proprio per questo un complesso di norme stabilisce in maniera rigorosa non soltanto il controllo del flusso informativo e delle informazioni che vengono fornite, quando debbano essere fornite e i criteri con cui fornirle, ma anche colpiscono, per esempio, l'insider trading, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate. Nella sostanza, l'informazione più è libera, più è ampia e più c'è capacità e possibilità di stabilire il corretto prezzo dei titoli. Ma attenzione anche alle false informazioni, le quali devono essere sanzionate, dal mio punto di vista, non soltanto per quanto riguarda la tutela del mercato e l'integrità del mercato finanziario, ma anche la libertà dei soggetti. Nutrirsi, vestirsi, con un tè, curarsi, istruirsi.
assistenza legale, umanitaria, ricevere e dare. Corretta informazione.